Il maltempo sta colpendo in queste ore la Ciociaria e la Campania. Due persone sono morte venerdì con la loro auto in un sottopassaggio allagato dopo un nubifragio. Intanto dall'Europa centro-occidentale continuano ad arrivare perturbazioni che ancora nei prossimi giorni daranno luogo ad una nuova instabilità. In Campania diversi interventi dei vigili del fuoco fra Napoli e provincia, allagamenti, cadute di calcinacci. I vigili del fuoco sono intervenuti a Scampia, la periferia del capoluogo partenopeo, dove in diverse strade del centro storico e della città c'era acqua. Acqua anche a Venezia, dove è stata registrata la punta massima di 118 centimetri.